Raffaella Mennoia. Braccio destro di Maria De Filippi a Uomini e Donne e in altri programmi targati Fascino PGT. Ha criticato aspramente quegli influencer e VIP che continuamente ostentano una vita sfarzosa e lussuosa. Tra le sue stories Instagram, ha fatto campeggiare un paio di messaggi in cui ha sottolineato quanto reputi privi di empatia quei personaggi che, anche nel corso delle feste natalizie, pare che abbiano a cuore solo frivolezza e superficialità. La Mennoia ha premesso che senza dubbio il suo pensiero risulterà impopolare. Dall'altro lato ha invitato le persone a scegliere in modo oculato da chi farsi influenzare e da chi prendere esempio. Scriverò una cosa veramente impopolare, ha esordito Raffaella per poi proseguire. Ho assistito per giorni a ostentazione di ogni genere in questo Natale. Una gara di lusso ostentato di vite che possono causare debiti per chi pensa che sia da fai asterisco asterisco stare in montagna o in località dimenticando non solo lo spirito del Natale, di cui mi interessa il giusto, ma dimenticando totalmente che la maggior parte delle famiglie faticano ad arrivare a fine mese. E ancora. Non ho visto un briciolo di cuore verso i poveri, veri martiri dei nostri giorni. Pensate bene da quali influenze e da quali influencer prendere esempio nella vita. Ha concluso la Mennoia. Nessun nome specifico, anche se non è difficile capire chi abbia messo nel mirino. Basta farsi un giro sui social in questo periodo per vedere una miriade di personaggi noti versi in un lusso vero o presunto. Sia chiaro, l'ostentare non è un reato. Così come non è reato avere quattrini da poter spendere. Certo è che, da che mondo è mondo, un po' più di classe e sensibilità nei confronti del prossimo non guasterebbe. Insomma. Ognuno è libero di spendere il proprio denaro come meglio crede. Ognuno è pure libero di mostrare i propri. C'è però anche da dire che spesso, coloro che trovano piacere a esibire ogni ben di Dio, a volte, li si vede nelle vesti dei paladini del buonsenso e dell'empatia. Ecco, anche. Thank you.
Thank you.